Dovremmo esserci su questa musica, scherzavamo poco, pochi secondi fa, un po' tribale, un po' lounge, vista l'ora, visto il fatto che non si fanno più aperitivi, non si possono più fare aperitivi, ci si arrangia come si può. E ci siamo e intanto do il benvenuto a Mauro che poi introdurrò a dovere. Ciao Alberto, buonasera Ciao Mauro. a tutti. Ciao e benvenuti a tutte e a tutti a questa edizione zero o, o serata inaugurale che è più altisonante e funziona meglio di Professioni digitali Live, che è il nuovo format di appunto, Professioni digitali, che è la collana che ho il, il piacere di, di coordinare per Franco Angeli, dedicata a quelle che noi chiamiamo le professioni e le competenze di oggi e di domani. Eh, sarà una serie di incontri che organizzeremo periodicamente sui canali social, quindi visibili a, sempre a tutte e a, tutte, eh, a tutti, eh, con i nostri autori, con le nostre autrici e faremo un sacco di cose, come avete visto, quindi tavole rotonde, talk, come nel caso di oggi con Mauro, eh, faremo anche delle chiacchierate, racconteremo delle storie, faremo dei reading, faremo un sacco di cose però. Non lo anticipo perché l'appetito vi mangiando. Una cosa che invece anticipo visto che è veramente immediata, è i prossimi eventi. I prossimi eventi perché? Perché siamo alla Milano Digital Week in modo più che corazzato. Ci sono peraltro una serie di autori e autrici della collana che ci stanno seguendo e sono molto felice. Abbiamo tre eventi tra il 18 e il 19 marzo, quindi direi save the date. La Digital Week quest'anno è particolarmente ricca e noi appunto non ci siamo fatti mancare nulla. Iniziamo con un evento sul fintech, per, anche grazie a Fabrizio Villani, coautore co -autore di Fintech Expert. Parleremo di cittadini e città, con un sacco di autori e di autrici, big data, design, innovation e vi dicendo, e poi di brand activism legato... Alle città con eh, Maria Grazia Villa, Stefano Chiarazzo e nuove autrici della, della collana. Quindi per tutto il resto, appunto, seguiteci in questi giorni perché avremo di che comunicare, di che parlare proprio sui canali di Franco Angeli e Franco Angeli Digitali a, digitale a proposito degli eventi. Comunque, appunto, segnati in calendario 18-19 marzo eh, questi tre eventi in programma. Ora, non voglio rubare troppo tempo a Mauro, eh, Mauro Lupi, che eh, diciamo, io dico sempre essere oltre che un collega un amico, anche uno dei primissimi maestri che ho avuto e che mi ha introdotto nel migliore dei modi nel mondo del digitale, è stato per me un super piacere rivederlo e ri o meglio riconnetterci anche su questo fronte della della buona letteratura, perché perché Mauro è uno degli ultimissimi autori per la collana professioni digitali ha scritto eh, Digital Business Strategy, un libro proprio che dà un metodo, dà un framework legato a come impostare una corretta strategia digitale che Mauro lo ricorderà più volte, deve essere sempre legata al business, se no che stiamo qua a fare sostanzialmente. Ora io vi taccio e sparisco magicamente e lascio la parola a Mauro per poi riconnetterci dopo, quindi la cosa che vi dico è, scrivete le domande, abbiamo una piattaforma molto interessante che ci StreamYard, insomma, la conosciamo un po' tutti più o meno, che ci permette di leggere le domande che farete. E quello che faremo, appunto, è riconnetterci dopo sempre con Mauro e leggere e commentare insieme delle, delle domande. Quindi, assolutamente, parola a Mauro. Se vi vengono in mente curiosità, scrivetele. Io ricomparerò dopo per chiacchierare con lui. Buona, buono speech, buon talk. Grazie, allora... Eccoci qua, eh, tra l'altro diciamo è uh, importante dire che la responsabilità, una buona parte della responsabilità di aver, dello stimolo ad aver scritto questo libro è proprio di Alberto, perché insomma da tempo che mi pungolava, dai scrivi qualcosa, e in effetti il tema della strategia digitale è quello di cui mi occupo quotidianamente e da cui è nato questo libro, che in realtà cerca appunto di tradurre eh, una metodologia che applico ormai da un bel po' di anni e che ovviamente viene affinata di progetto in progetto, nel in cui supportiamo le aziende e le organizzazioni a pianificare, appunto a impostare o a rinnovare la loro strategia digitale, ma strategia digitale di business che secondo me si basa su tre elementi che sono un po' alla base di questo percorso che adesso illustrerò più in dettaglio. Ma una prima eh, così, eh, evidenziazione dei temi più importanti è quello di definire per ogni buona strategia digitale, di business digitale, sottolineiamo ancora il tema degli asset, quindi dei punti di forza dell'azienda. Una, uh, un approfondimento, un'analisi uh, di quelli che sono i clienti con metodologie anche metriche un pochettino più recenti, no? non solo quelle social demo, ma insomma quelle legate ai bisogni, agli interessi e ai comportamenti, e poi, ovviamente, come ogni buona strategia di comunicazione digitale, la parte dei contenuti la deve fare assolutamente da padrone. Ci tornerò un attimo in dettaglio, ma su questi tre elementi poi ho costruito quello che secondo me è un percorso. Un percorso che si compone appunto di diverse. Parti eh, che ho provato a mettere secondo un programma, un organigramma diciamo temporale, eh, provando a identificare un po' le priorità che eh, bisogna seguire. Secondo il mio parere e la mia esperienza, appunto, fatta su progetti di questo, di questo tipo, di questa natura, eh, ci ho messo anche qualche alberello e è uscita fuori questa roadmap, che è veramente un percorso, una guida. Evidentemente ogni azienda poi deve trovare eh, come dire, i giusti approfondimenti, però l'idea è di avere insomma, alcuni ancoraggi importanti. E un percorso da seguire. Lo vediamo tappa per tappa, ovviamente gene generalizzerò abbastanza perché, come potete immaginare, ci vorrebbero eh, uno o più libri per ciascuna di, questi, di queste tappe, però l'idea è di eh, avere un primo giro di approfondimento. Diciamo così, sugli elementi cardini su cui ha senso basare una strategia. E ovviamente nel libro cerco di approfondire eh, ciascuno di, questo, di questi elementi. Però ribadisco: l'importanza è. Considerare poi un approfondimento necessario, una personalizzazione per ogni business dell'azienda, perché ovviamente ogni azienda ha la, la sua strategia, il suo posizionamento di mercato, le sue dimensioni e così via, i suoi obiettivi soprattutto. Ma ovviamente in questo percorso. Non potevamo che partire da un assessment, quindi verifichiamo un po' come siamo messi, qual è l'attuale posizionamento dell'azienda a livello digitale e che tipo di risultati fino ad oggi ha uh, maturato. Uh, un ancoraggio di quelli secondo me importanti. È proprio quello di partire da quelli che io definisco i valori alti dell'azienda, no? Il purpose, la mission, la vision. Ecco, sono elementi eh, che ovviamente riguardano il business complessivo dell'azienda, ma che a maggior ragione, quando ci occupiamo del digitale, dobbiamo sempre tenere a mente. Io trovo molto spesso l'errore che fanno alcune organizzazioni che si concentrano sull'esecuzione appunto nei canali digitali, dimenticando un po' la fisionomia dell'azienda, la sua personalità. E talvolta sembra che sui canali social, per esempio, ma anche sul sito web, viene rappresentata un'azienda che non è quella reale. E invece dobbiamo mantenere ovviamente una coerenza con i fondamentali. Come dicevo, una delle colonne portanti eh, della, della strategia eh, è quello di definire i punti di forza no? dell'azienda, dell perché i clienti ci dovrebbero scegliere, perché siamo forti, quali sono i nostri punti davvero di valore sul mercato. È importante parlarne subito perché questi saranno gli elementi su cui dovremo e potremo sviluppare i nostri ehm, piani di comunicazione. Ehm, e ovviamente questo poi deve far conto con quella che è la situazione di mercato, no? il posizionamento dell'azienda, valutando non solo chi sono i competitor, ma anche i trend in atto. Parlando di digitale non possiamo, diciamo, evitare di pensare che la situazione cambia con una velocità enorme, quindi eh, seguire e perseguire possibilmente magari anticipando anche i trend di mercato deve essere parte di un lavoro appunto di analisi di strategia di business. E poi l'altro elemento cruciale ovviamente da approfondire è il tema dei clienti. Eh, I nostri clienti attuali, i nostri clienti potenziali, i nostri clienti passati, i nostri clienti che vogliamo conquistare, eh, valutandone non solo, appunto, come dicevo prima, i parametri sociodemografici tradizionali, ma iniziando ad approfondire, ad analizzare quelli che sono degli elementi che col digitale riusciamo a valorizzare molto meglio, e cioè capire i loro interessi, i loro bisogni. Uh, le loro necessità che dovremo riuscire ad incrociare non solo con i nostri prodotti e i nostri servizi, ma anche con i contenuti che poi uh, andremo a distribuire e a pubblicare nei nostri canali digitali. Uh, altro elemento importante nell'analisi dei clienti è il tema del, uh, dei comportamenti che vengono effettuati dalle persone sui canali digitali. Ognuno di noi quando utilizza un canale digitale produce dei dati. E quindi andarli ad analizzare un patrimonio straordinario per riuscire ad intercettare gli attimi di tempo uh, di attenzione che ci vengono uh, messi potenzialmente a disposizione. E qui, ovviamente, parliamo uh, come strumenti operativi che descrive approfonditamente nel libro di buyer persona e customer journey. Andando avanti, evidentemente, dopo che abbiamo mappato questi elementi di base, siamo in grado di definire Uh, di impostare gli obiettivi che ci poniamo con la nostra strategia di business digitale e ovviamente i KPI relativi, quindi gli strumenti con cui andremo a misurare poi il raggiungimento o meno dei nostri obiettivi. Uh, dopodiché uh, ci, uh, diciamo, approfondiamo il tema uh, del processo di vendita proprio perché il digitale non è qualcosa che riguarda solo ovviamente la comunicazione, ma è anzi sempre di più ancorato e più vicino ai processi di vendita, per processi di vendita intendo sia quelli che sono di maggior stimolo proprio a persone già potenzialmente interessate, quindi eh, diciamo vicine al momento dell'acquisto, ma anche eh, nei momenti di post vendita. Ecco perché qui parlo di acquisition e retain, quindi dobbiamo acquisire nuovi clienti ma dobbiamo essere in grado, e il digitale ci permette di farlo molto bene, di man mantenere la relazione eh, con i nostri clienti, magari di coccolarli anche successivamente. Il tema dei contenuti è il terzo elemento cruciale su cui secondo me gira un po' tutta la strategia digitale. E qui eh, sottolineo il rigore col quale suggerisco fortemente di affrontare il tema dei contenuti con questa cronologia: quindi definire prima cosa comunicare, quindi i temi, gli argomenti, eh, quali sono gli ambiti che vogliamo presidiare in termini di contenuti. Successivamente pensiamo al come comunicare, quindi lo stile, il tono di voce, eh, individuare proprio una personalità con cui eh, pubblichiamo i nostri contenuti, dobbiamo essere appunto riconosciuti anche nello stile di come pubblichiamo e poi il dove, quindi i canali. Eh, purtroppo talvolta si fa il contrario, si parte dai canali, si pensa a no, ah, facciamo questa cosa sul canale X, su Facebook facciamo questa cosa sul blog, facciamo questa cosa su TikTok o eh, Clubhouse, eccetera. Mentre viceversa il tema dovrebbe essere eh, partire da un piano editoriale unico, alto. Uh, per posizionare l'azienda in un modo simile con la stessa diciamo storia da raccontare, meta storia da raccontare su tutti quanti i canali uh, che mh, decideremo di utilizzare. C'è ovviamente un tema di tecnologie abilitanti, non possiamo dimenticarle, comunque il digitale si regge su piattaforme tecnologiche e alcune piattaforme, alcune di queste tecnologie ci aiutano, abilitano anche nuove modalità eh, con la quale poi potremo eseguire o addirittura impostare la nostra strategia digitale. Però l'importante è che devono essere degli strumenti, non deve essere il nostro fine, quello della tecnologia. C'è l'altro tema cruciale anch'esso, ma arriva a questo punto perché qui avremo le idee chiare su cosa effettivamente ci serve in termini di competenze. Quindi ok, abbiamo iniziato a immaginare a questo punto del nostro percorso eh, una... Uh, direzione abbastanza chiara, ecco sarà il punto di dire ok, ma chi eh, la realizzerà questa strategia? Abbiamo le competenze dentro in casa e se non ce l'abbiamo come facciamo a formare le persone? Oppure che tipo di partner ci servono, che tipo di consulenti, agenzie possiamo ingaggiare? Poi evidentemente arriviamo al budget, alle risorse finanziarie necessarie per sostenere questa tecnologia, qui forse non si vede tanto, ma a questo punto del percorso c'è una specie di bivio perché potremmo arrivare a questo punto e eh, diciamo, verificare che non abbiamo risorse sufficienti per la strategia che ci siamo posti di, di raggiungere e, cui, e quindi magari torniamo un attimo indietro e rivediamo insieme gli obiettivi perché magari sono stati troppo ambiziosi oppure magari ne procrastiniamo alcuni. E infine ovviamente saremo in grado di, eh, diciamo, di sistematizzare la nostra, la nostra strategia, di formalizzarla. E che è un altro elemento, un passaggio, se sembra veramente formale, ma invece serve anche avere un documento scritto che permetta di costruire la nostra strategia. Voilà, questo è un po' il nostro eh, percorso che ho illustrato eh, anche nel libro attraverso alcuni strumenti, alcuni canvas, che sono tutti disponibili poi per i lettori del libro, anche in formato PDF in alta qualità, ehm, compreso appunto il canvas proprio della Digital Business Strategy che riassume un po' tutti questi argomenti. Uh, ovviamente le indicazioni del libro uh, ve le risparmio, vi aggiungo solo che uh, c'è anche un'area un riservata in un sito dedicato al libro dove viene, vengono diciamo, presentate uh, un po' in dettaglio tutte queste tappe con dei contenuti aggiuntivi come dicevamo e niente, questa è un pochettino la storia e chiaramente il kit poi si compone di una serie di corsi di formazione evidentemente consulenza che più ne ha più ne venta ma vi risparmio eh, ovviamente queste attività che sono prettamente professionali e invece vorrei che magari voi ma anche Alberto eh, se eh, possiamo conversare o se ho stimolato qualche punto eh, su questi argomenti Grazie comunque per l'attenzione. Che ne dici Alberto? Come sono andato? Sei andato benissimo, peraltro. Hai, questa, hai questo pregio per nulla italiano di stare nei tempi, no? Quindi il classico sarò breve, che poi diventa. Invece hai detto ci metto, ci metto un quarto d'ora e un quarto d'ora ci hai messo e questo è un grandissimo pregio, soprattutto oggi via webinar. Allora, sicuramente abbiamo tantissime, tantissime amiche e tantissimi amici, Alessia. Alessia ci saluta, ciao Osvaldo. Ciao, Alessio, Osvaldo, ciao. Eh, con le domande piccate. Io non voglio domande da Osvaldo, ecco, questo è importante, è importante <ride> ribadirlo. Tutti, tutti e tutte tranne Osvaldo, le domande. Io, eh, allora, sono, sono sicuramente, ci sono alcune curiosità. Io ne ho sicuramente una. Allora, quando parliamo di questa roadmap. È qualcosa l'hai già in qualche modo anticipato? Ma è una roadmap adatta a tutti? O meglio, a tutte le aziende di qualsiasi industria, di qualsiasi dimensione, eccetera, eccetera, eccetera? Oppure è qualcosa appunto verticale per qualcuno, ma non per tutti? Ma guarda, io ho cercato di renderla più scalabile possibile alla fine è un percorso di elementi di base del business. Poi è chiaro che ci sono, a seconda delle dimensioni dell'azienda, del settore nazionale o internazionale, B2B, B2C, insomma, tutte le declinazioni che possiamo immaginare, alcune dei, delle 12 tappe, poi alla fine quante sono quelle del libro, saranno più o meno rilevanti, saranno anche più complicate o più semplici da mappare. Però l'obiettivo è di renderla abbastanza scalabile, dove eh, quello che cambia da azienda a azienda è, se vuoi, la velocità con la quale si eh, salta da una tappa all'altra. No? Quindi su alcune è opportuno fare degli approfondimenti anche molto complessi, che possono anche richiedere banalmente dei mesi per, per alcune organizzazioni. Su altre, invece, magari sono elementi già eh, mappati, già analizzati, già eh, noti in azienda, che possono essere facilmente come dire, presi e eh, diciamo, si va alla tappa successiva. Qual è, qual è a tuo avviso, eh, immagino non ci sia, però, qual è a tuo avviso la tappa più, più importante, più importante da, come dire, su cui ci vuole cura e attenzione, indipendentemente dal fatto di essere o sentirsi già pronti, no? quindi già in, in, nella facoltà di accelerarla? No, no ma questo sono già, ci sono già, andiamo avanti. Ma io penso sia quella dei customers, quindi quella dei clienti. Uh, perché ormai quello che diciamo tutti no, di essere uh, customer-centric oppure customer obsessed, come dicono adesso uh, gli anglosassoni, quindi veramente ossessionati dal, dal, dal capire i nostri clienti. Eh, condiziona veramente proprio il modo di fare business, quindi non solo una strategia digitale o come gestisco banalmente i siti web, i canali, eccetera, ma proprio come faccio business. E questo sta, eh, l'abbiamo secondo me percepito moltissimo anche per via dell'emergenza eh, Covid, eh, l'importanza che sta avendo una rinnovata relazione con i consumatori, quanto siano sempre più importanti, stiano, quanto stiano cambiando anche eh, i, le loro preferenze, no? le loro priorità. Eh, se vuoi le nostre priorità, la priorità di tutti Beh, stiamo iniziando a capire eh, tante cose nuove se vuoi stiamo un po' cambiando qualcosa in effetti eh, tornerà forse come era prima ma la maggior parte delle nuove indicazioni sono qua per rimanere e, e quindi un'analisi rinnovata del, dei nostri potenziali clienti di come rivolgerci a loro e di capire davvero i loro bisogni ecco secondo me quella è centrale e a proposito... Ho un'ultima curiosità, tanto appunto stanno arrivando segnali di, di apprezzamento, siamo molto felici, naturalmente appunto Grazie. questo è un, è un assaggio di Digital Business Strategy, in tutti i sensi. Il, eh, tra i nuovi touch point che stanno, stanno, si stanno diffondendo, no? stanno emergendo, qual è? Visto che siamo ancora, siamo a marzo, però insomma, possiamo, possiamo trattarlo come gennaio e febbraio un po' a livello di trend? qual è il, il, il canale no, su cui tu punteresti o, o che consigli o che consigli. No, guarda, questo è veramente troppo um, cioè è sbagliato generalizzare secondo me perché veramente ci sono adesso un trend evidente, evidente molto intrigante è quello della voce no? che sia podcast che sia clubhouse eccetera evidentemente molto, c'è cioè molto hype c'è cioè molto interesse um, e per chi è in grado di sfruttarlo, il che significa è capace di metterci la faccia, in questo caso la voce, eh, ma quindi però scendere davvero in campo perché lì non hai i filtri, eh, lì davvero eh, devi produrre contenuti meritori raccontando delle, delle cose eh, di interesse. Non hai bluff, non hai visual o immagini o musica più di tanto. No? Ecco. Uh, chi, riesce a, uh, diciamo, chi, chi ha nelle corde quel tipo di uh, soluzione, tecno, soluzione strategica? Fantastico. Eh, ma non significa che va bene per tutti e che è un, uh, un mezzo eccellente a prescindere. Eh, se, lo sei, se, se ha senso implementarlo, sì. Per altre aziende, banalmente non ha senso. Ecco, la, la scelta poi dei canali deve essere veramente una conseguenza. Questo è, è il mio tema. Um, e, e non c'è Assolutamente una cosa migliore di un'altra, non ce n'è. Eh, anche veramente, cioè, alcune aziende hanno ha senso badare su, ad esempio, delle micro nicchie che stanno nascendo, eh, anche proprio iper selettive. Quindi, puntare ai famosi eh, 100 potenziali clienti, no, che mi cerco uno per uno per poi da lì costruire le mie tribù che si allargano. Eh, in altri casi invece ci sono aziende che possono iniziare a permettersi dei, tra virgolette, mercati di massa eh, perché eh, la tecnologia permette di industrializzare tanti processi ed essere data driven, diventare platform eh, tu ci hai scritto un libro su questo per cui eh, sei allineato e, e evidentemente a tutto un altro mondo eh, quindi ecco, guarda, il rischio invece è proprio questo, cioè Evitiamo di semplificare il più possibile, ma non perché eh, faccio il solito consulente che la, la deve fare complicata a tutti i costi, non è questo. Eh, però, come dire, abbiamo tante, eh, tanti strumenti a disposizione, ehm, usiamoli dopo che abbiamo capito quello che ci serve. Non partiamo dagli strumenti e poi diciamo a, 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 a rovescio potremmo farci questo o quest'altro po' più complesso, eh, perché è facile avere no, a disposizione tutta una serie di cose davanti e va lì e le scegli perché ti sembrano quelle più interessanti. Eh, fare un discorso contrario è oggettivamente un po' più lungo, più complesso, ma è più, diciamo, efficace. Volevo arrivare proprio lì, perché appunto nell'idea di roadmap c'è proprio appunto un percorso, no? Qui non partiamo con dei preconcetti, con delle mode, con dei... Con dei pensieri di pancia, ma invece facciamo le cose in modo sequenziale, in modo eh, logico anche, no? come hai spiegato già nella visualizzazione. Mauro, ti chiedo l'ultima cosa: sì. eh, nel libro parli anche, grazie a per esempio a Ilaria, a Baietti, insomma, ad alcune voci. Hai tante voci nel libro, peraltro. Questa è un'altra un cosa, a mio avviso, molto, molto interessante, perché ci sono tante voci di, di, di amiche, di amici, di colleghi, di colleghe. Parli tanto di co-design. No, Quindi rispetto al calare dall'alto, qualcosa, no? il vecchio modo di fare consulenza, il vecchio so tutto io, lascia stare, arrivo risolvo. Ora, quali sono a tua avviso i principali vantaggi del co-design? No? E, e cos'è il co-design? Perché poi il concetto di design sappiamo che è sempre un po' ambiguo, quindi anche lì se ci dedichi un tweet... Yes. Ma guarda, riguardo l'impostazione o la revisione di una strategia digitale, per me il co-design significa eh, facciamo una strategia digitale che effettivamente l'azienda si sente addosso, cioè si sente il suo vestito su misura. E, e uso questa metafora che è banale, mi rendo conto, però almeno permette di spiegarmi, insomma, eh, quello che, che intendo. Eh, come ogni vestito su misura, no? alla fine il risultato tipicamente è perfetto o comunque dovrebbe risultare perfetto, però richiede un po' di tempo comunque anche per chi se lo compra quel vestito, no? perché deve fare le prove, deve farsi prendere le misure, cioè ci deve dedicare un pelino di impegno. Niente di che. Ma a quel punto quello è, è l'unico modo per poter avere un vestito su misura. Altrimenti non è un vestito su misura, è un vestito come tutti gli altri possibili. Eh, e io, questo qui, sai, a me sarebbe, piacerebbe molto riuscire a scalare i progetti di strategia digitale. No? fatta per un'azienda, boh, faccio copia e incolla e lo propongo a qualcun altro. Si fa molto prima, costerebbe meno, eccetera. No? Eh, però diventerebbe una cosa che a non funziona, evidentemente, al di là della poca etica e professionalità, ma banalmente non funziona. Le strategie, il digitale, questo diciamo ci permette di valorizzarlo, consentono a ogni organizzazione davvero di trovare il modo proprio di valorizzare il business che hanno, eh, di non essere omologati a tutti gli altri e di avere no, delle prospettive di, eh, di competizione molto strette, molto basse o veramente limitate nel tempo. Eh, però, per far questo, bisogna ecco, ragionarci un po' insieme, ma veramente a volte significa fare quattro riunioni di due o tre ore, eh? cioè, non sto parlando di mesi di lavoro. Eh, insomma, la testa ce la devono mettere le aziende e il più possibile la strategia dovrebbe essere partire anche da dentro l'azienda, perché qualsiasi esterno, anche il più bravo del mondo o la più brava del mondo, eh, non te la possono portare così bella pronta, eh, cash and carry eh, in casa. Ci si perde comunque sempre qualcosa. Eh sì. Mauro, super interessante, ti, ti ringrazio molto. Non so se hai un qualcosa da aggiungere, se no andiamo in chiusura, anche perché siamo svizzeri anche nella fine, sono, mancano tre minuti alle sette. Siamo, appunto, eh, siamo, stati, bravissimi, dai, siamo stati bravissimi. Dai, sono stati bravissimi. Siamo stati bravissimi. Ma niente, no, chiaramente è un piacere grande di far parte non solo di questa famiglia Franco ma della collana eh, eh, che, che porti avanti, ci sono sempre stimoli eh, e non si finisce mai di comprare libri proprio da questa collana perché a me piacciono tutti. No? <ride> okay. Fantastico, fantastico. Effettivamente, appuntamento, eh, certamente in libreria con digital business strategy, e appuntamento anche online perché Mauro è un super divulgatore. Quindi ha tanti format, ha tante idee e eroga tantissimi contenuti di valore, quindi chi meglio di lui appunto da, da seguire, da agganciare sui social per conoscere sempre più il tema della strategia digitale eh, connessa poi alla strategia di business. Io ringrazio prima di tutto Mauro, eh, c'è anche Misa, la nostra super editor, eh, prima di tutto Mauro, e eh, anche appunto tutta la, la casa editrice, l'ufficio stampa di Franco Angeli. Vi do appuntamento ancora una volta alla Milano Digital Week, ricordo che faremo tre eventi, uno sul fintech, uno dedicato a un ibrido tra eh, dati, design... Eh, e altre tematiche su Smart Citizen e Smart Cities e poi appunto parleremo di brand activism applicato alle città, quando Mauro parla di valori alti effettivamente poi c'è un tema di attivismo, di parpo, adesso non voglio poi tirare fuori delle parole spinose che rischiano anche di se non contestualizzate diventare alla moda. Però, insomma, anche quando parliamo di territori, tutto questo, tutto questo serve anche una buona digital business, stra digital strategy. Poi sul business per i territori ne parliamo. Ora io vi eh, ringrazio molto, vado a bannare Osvaldo D'Anzi su LinkedIn e eh, alla prossima. Grazie, Mauro, ancora. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao Alberto.